Achille Occhetto, la vera opposizione al governo in questi giorni sembrano farla l'Europa, i mercati, le istituzioni di garanzia. Perché la sinistra italiana si sente così poco? Perché non ha paura, non ha introiettato la paura. Dice che non bisogna avere paura, invece bisogna avere paura. Io sono spaventato per la deriva del paese, siamo sull'orlo di un possibile abisso e se avessero paura non avrebbero iniziato così il congresso, cioè invece che con una grande costituente in cui si univa tutta la sinistra partendo dalle idee e poi dai nomi, invece hanno incominciato con le primarie, con le candidature, con i giochetti interni. Per fare questo bisogna non avere paura. Io farei bu alla sinistra. Guarda che la situazione è gravissima e tu non te ne sei ancora resa conto. Ci vuole veramente una capacità ideale, politica, una passione che è mancata e manca alla sinistra. Adesso approfondiremo questo orlo del precipizio. Fabrizio D'Esposito, ha ragione Achille Occhetto. La sinistra ha un problema più di idee che di uomini. Oh, entrambi. Parafrasando il titolo di Occhetto, l'eclissi, è un'eclissi di idee, un'eclissi di uomini. La sinistra paga un logoramento duro che è durato 20 anni, cioè quando parliamo di idee, oggi vediamo il sovranismo che parla alle periferie, parla ai ceti più inguaiati dal punto di vista economico. E noi veniamo da 20 anni di sbornia liberista, bleriana, in cui il liberalismo doveva essere declinato con i valori socialisti e cristiani, cosa che non è accaduta. Dopo un po' questo grumo di idee ha logorato un gruppo dirigente che poi alla fine ha mostrato la corda. D'Alema qualche giorno fa ha fatto una lunga autocritica, ha detto un ciclo si è finito, è un ciclo finito di idee e di uomini, però io per la paura che diceva Occhetto, io sono stato alla Leopolda a Firenze e quando senti evocare lo Stato autoritario, lo Stato fascista, l'ho sentito fare a Scalfarotto che ha lanciato i comitati civici, quando parli o di qua o di là, quando il verbo più inflazionato in tutto il dibattito è stato resistere, 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 però poi dopo a questo non corrisponde la paura, perché resisti e poi intervisti tu Renzi, intervisti Bonolis e fai il talk show e quindi c'è forse da questo punto di vista una sottovalutazione, è un'eclissi di uomini, di idee, cioè è un popolo che c'è, io l'ho visto anche a Piazza Grande, però come dice Occhetto è ripiegato su se stesso, inseguono i loro destini personali, eppure la gente alla Leopolda c'era, la gente in Piazza Grande c'era, è come se il popolo fosse un passo avanti dei propri leader, che però non riescono a esprimere una linea che sia una, come dicevi tu l'opposizione la fanno i mercati, la fa Moscovici, la fa lo spread, la fa l'Unione Europea. Vorrei sentire Marina Terragni, sei d'accordo con quello che dicono i miei ospiti in studio? L'altra sera mi è capitato di sentire Bersani che diceva bisogna rinnovare tutto, proporre un nuovo soggetto della sinistra, ogni tanto si sente dire addirittura pensiamo a una donna, no? Secondo il noto fenomeno del glass cliff, cioè si chiamano le donne a raccattare i cocci, insomma, quando ormai la partita è chiusa. E, ti dico, questo rinnovamento però dovrebbe partire da una generosità personale che è quella di abdicare, di lasciare davvero spazio a una nuova classe dirigente, perché se, finché non vediamo questa, trascurando il capitolo delle donne che è stata un'occasione veramente mancata per il Partito Democratico, perché? È stata un'occasione mancata perché noi abbiamo la gran parte dell'elettorato che è femminile, che è completamente abbandonata a se stessa in una situazione in cui siamo precipitati di 22 posizioni del Global Gender Gap Report in un anno e c'erano i governi di centrosinistra, non c'era ancora il Premier Conte. Abbiamo il 18% di divario nell'occupazione tra uomini e donne, siamo sopra solamente Malta, perfino la Grecia fa meglio di noi. Allora non perché io auspichi che il PD approfitti e faccia
del pinkwashing, però mi è sembrato molto strano che il Partito Democratico abbia continuato, per esempio abbia aperto la festa dell'Unità Nazionale con 4 uomini, e così fa tutta la sinistra, un congresso di micromega tutto di uomini. Se vuoi poi approfondiamo. No, ma sono molto d'accordo con te, voglio sentire Achille Occhetto, perché per uscire da questa lunga eclissi, come lei ha definito la situazione della sinistra italiana e che è diventato poi un libro, La lunga eclissi, pubblicato da Sellerio, per uscire da questo stato, forse se la sinistra italiana si affidasse un po' di più alle donne, però invece sembra che su questo fronte siano tutti molto sordi, perché i candidati alla segreteria del PD, per esempio, finora sono tutti maschi. Zingaretti, Richetti, forse Minniti, Corallo, Boccia. Lei cosa... Ma io sarei molto favorevole, tra l'altro credo di essere uno favorevole fin da tanti anni, perché c'è un capitolo del mio libro dove parla del 68 e della rivoluzione femminile. Dico che la rivoluzione femminile è la più grande rivoluzione del secolo, perché effettivamente ha cambiato il costume, la cultura, ha messo in crisi la vecchia cultura operaista, industrialista del movimento comunista internazionale e della vecchia sinistra. E quindi oggi ci dovrebbe essere, non solo dico una donna, perché io sono già dentro a una fase nuova, se mi permette, non quella dell'emancipazione, ma quella della diversità e della capacità della donna di rappresentare queste che erano le idee più avanzate del femminismo, e cioè non adeguare la donna al mondo, ma adeguare il mondo alla donna, non adeguare la donna a un mondo costruito sulle esigenze maschili, ma rifare il mondo sulla base delle esigenze della donna. Lei vede una donna oggi che potrebbe rilanciare la sinistra italiana? Ma io veramente sono più tanto dentro a queste vicende. No, ma così, guardandosi intorno, le viene in mente qualcuno? Ma non sono contro nessuna e né a favore nessuna, perché non le conosco. Io penserei, come diceva l'amica parlando, che è meglio pensare a una nuova generazione. Io andrei a cercarle nella cittadinanza attiva. Secondo me non le conosco io, non le conoscono gli altri, ma ci vorrebbe volontà nella cittadinanza attiva. Pensiamo all'esempio meraviglioso di Lodi, questo io intendo per cittadinanza attiva, senza i partiti, senza nessuno, hanno sopperito alle debolezze. Dove le cittadine e i cittadini si sono messi a fare una colletta, secondo me, in per quel poter mondo, pagare la mensa ai figli, soprattutto di extracomunitari, che non avevano possibilità di far mangiare i loro figli. Secondo me in quel mondo devi cercare i nuovi leader. Bisogna fare come Diogene, il lanternino, e cercare paese per paese questo leader, come una sorta di piccolo Buddha, perché poi alla fine, per tornare anche alla questione femminile, non per fare polemica, oppure... Per favore. No, come dobbiamo dire, come la dobbiamo definire? La questione è maschile, la questione è maschile. E anche, non dimentichiamo che forse siamo stati governati... La questione, scusate, perché Marina... Chiedo scusa se si è sentita offesa. Perché è una collega, Marina, quindi ci possiamo dare del tu. Perché non c'è nessuna questione femminile. Teniamo sul mondo... allora c'è una questione maschile che non ci consente di portare la nostra sapienza al governo delle cose. Questa è la questione maschile. Allora ribalto il termine. La questione maschile è frutto, secondo me, anche, non dimentichiamo che la Seconda Repubblica è stata nel segno del leader più maschilista, o comunque con un'idea di donna ben particolare, che è stato Silvio Berlusconi. Questa ha avuto le sue conseguenze anche sul piano, dal punto di vista culturale, magari anche negli altri partiti, perché copiare il berlusconismo dal punto di vista anche populistico, digitale, comporta forse anche di avere introiettato inconsciamente anche altri difetti da questo punto di vista. È così, Occhetto? Sì, non c'è dubbio. Io però vorrei aggiungere un altro aspetto. Io sono completamente d'accordo che nel cambiamento generale bisognerebbe far avanzare una nuova generazione di donne. La cosa che stupisce è che, malgrado queste diverse candidature alle primarie, non ci sia una donna. Ma non c'è una donna perché appunto c'è una questione maschile, io sono d'accordo, perché c'è un mondo che le esclude in partenza, e le donne anche più avvertite non vogliono mettersi nel tritacarne, vorrebbero un mondo diverso. Questa è la rivoluzione culturale che bisogna fare. Però io vorrei aggiungere una cosa legata a quello che si diceva prima.
Ma date che la debolezza della sinistra sta anche nel fatto, quando parla di unità, di volere unire i vecchi cocci di un vaso che si è rotto. Unendo i vecchi cocci di un vaso che si è rotto non si fa niente. Ma allora da dove bisogna ripartire? Bisogna partire dalle idee. Perché ci sono divisioni oggi nella sinistra italiana. Che gli uomini sono importanti, ma gli uomini vengono fuori dalle idee. Prima le idee, poi gli uomini. Io credo che sì, ma le idee camminano sulle gambe delle donne e degli uomini, sì, no? Sono uomini Marina, che devono avere delle idee, però che siano congiunte, che siano strettamente collegate. Marina. No, se posso, Lilli. Cioè, qui c'è qualcosa di sbagliato nell'impostazione del discorso. Allora, il mio problema non è salvare la sinistra. Questo sarà il problema di questi funzionari, uomini, donne, che devono salvarsi insieme alla sinistra. Il mio problema è salvare la dignità della vita delle persone, che possano vivere decorosamente, che, come dice mia mamma, stiano tutti un po' benino, che mi pare una formula economica eccellente, che abbiano speranza per i loro figli, che non muoiano di solitudine, che abbiano le cure necessarie. Questo è quello che io devo salvare, non salvare la sinistra. Quindi il problema è rimettere a posto i mezzi e i fini. Io non credo tanto più al fatto di dover salvare la sinistra. Sei anche tu così pessimista, Fabrizio D'Esposito? Perché diciamo la destra, vorrei ricordare che tutto quello, l'elenco che ci ha fatto Marina Terragni, sono tutti spazi, terreno che è stato occupato dalla destra in questi ultimi anni. Perché a me spaventa anche la discussione su quello che deve essere fatto adesso al posto del PD. Perché quando il PD è nato 10 anni fa, c'è un dato che fotografa alla perfezione la situazione. Gli allora DS, che poi si sono fusi con la Margherita per fare il Partito Democratico, avevano il 18%. Dopo 10 anni il 18% è la percentuale del PD, che fu la somma di quella fusione fra PD e Margherita, cioè tra DS e Margherita. Quindi di volta in volta si è eroso un consenso che ha portato sempre a nuove sigle. Adesso tutti parlano di andare oltre, però la discussione anche sui destini personali, perché poi alla fine è una questione di destini personali di questo ceto dirigente. Cioè Martina non sa che cosa fare fra 2 settimane, Minniti che va alla Leopolda e fa una sceneggiata grottesca. Cioè tu vai dopo Bonolis, stai 40 minuti, una ostensione del silenzio, i giornalisti non ti si possono avvicinare, poi vai via, poi fai trapelare, mi candido o non mi candido, poi pare che dobbiamo aspettare una settimana per sapere se si candida. Poi c'è Zingaretti che si presenta con tutta la zavorra. Da Zingaretti c'era tanta gente, ma Zingaretti, che dice discontinuità rispetto a Renzi, ha tutta la zavorra del renzismo, tutti i ministri renziani. Ho visto Franceschini, ho visto Pinotti, senza distinguere fra uomini e donne, ho visto tanti altri volti che sono stati parte magna pars nel governo di Renzi. E quindi da tutte queste isole, da tutte queste cose che non si parlano, che poi è stato detto il partito del centro storico, io non so dove si andrà a finire. Calenda in pratica, dal punto di vista ideologico, dice le stesse cose di Renzi, però i due non si prendono. È un disastro qui, Occhetto, non si capisce veramente. Le persone sono importanti, no? Insieme alle idee. È evidente che sono importanti. Le persone incarnano le idee e soprattutto non nascono le idee come caciocavalli a Pisi, come diceva Croce. Benedetto Croce. E quindi c'è un rapporto tra le due cose. Io sostengo un'altra questione, che prima di fare delle primarie con tutto il teatrino, che non voglio nemmeno ripetere perché viene l'angoscia soltanto ad ascoltarlo nel politicismo italiano, se si diceva, e ripeto quello che ho detto prima, badate, siamo in un momento di svolta, tutte le categorie, i parametri del Novecento sono saltati, bisogna cambiare le idee di fondo della sinistra. Adesso la sinistra può interessare o no, di coloro che vogliono cambiare la situazione, vogliono un nuovo modello di sviluppo, vogliono anche appunto stare tutti un po' benino, questo si può fare con una forza che sia contraria alle forze avverse. Occhetto, ma a lei cosa fa più paura oggi? A me fanno paura una serie di cose, che innanzitutto mi fa paura
un modo di fare politica che ha imbastardito l'opinione pubblica, e cioè che è fondata sulle fake news e sulle bad news, cioè sull'idea di creare ogni volta un nemico, concentrare tutto su due o tre nemici, suscitare una paura irrazionale nel popolo e non far vedere invece i veri punti su cui si deve avere paura. Adesso se tu chiami un cittadino, gli chiedi di cosa ha paura, dice ho paura dell'Europa, e non ha paura invece che con lo spread ci può essere il disastro economico del paese. Quindi una sinistra che è degna di questo nome oggi incomincia a fare una campagna di chiarificazione su quali devono essere le vere paure. Sui migranti cosa dovrebbe fare, Presidente? Sui migranti la sinistra, che immagino lei anche per uscire dal pantano, visto che pure Minniti ha dato un'idea securitaria degli immigrati. Cosa dovrebbe fare una sinistra per uscire fuori da questo pantano? La sinistra dovrebbe riconoscere che ci sono delle paure che hanno un senso e un significato, ma puntare tutto per superare queste paure, non impedendo l'immigrazione. Questa né la sinistra né la destra riusciranno. Siamo di fronte a immigrazioni bibliche che dipendono dal tipo della diseguaglianza enorme planetaria, e quindi non c'è nessun governo che la impedisce. Il vero problema... Si può governare, però si può contenere, Mi sta appunto anticipando, come sempre, con grande intelligenza. Si può governare. Cioè il problema è governare l'immigrazione con delle politiche di inclusione, senza mettere in galera coloro che fanno le politiche di inclusione. Vedo che Marina Terragni non è d'accordo. No, io penso che la sinistra, se vogliamo continuare a parlare dei destini della sinistra, debba innanzitutto non avere più paura di dire la verità, perché qui siamo al punto... che leggo un titolo del manifesto, il diritto di ognuno, indipendentemente dal genere, di diventare madre. Allora, dire la verità, per esempio l'altro giorno il sindaco Sala ha detto una cosa di perfetto buonsenso, cioè ha detto c'è immigrazione e immigrazione, un conto è l'immigrazione per esempio filippina o cinese, un altro conto è l'immigrazione che arriva dall'Africa, che è un'immigrazione non scolarizzata, scolarità spesso zero, non professionalizzata, quindi che pone delle problematiche abbastanza diverse dai filippini e dai cinesi. Insomma, è stato sommerso di fischi, avendo detto una cosa, mi pare, elementare, cioè l'immigrazione è un fenomeno complesso che va articolato e letto al suo interno. Certo, tutti gli immigrati sono uguali, perché dipende dal loro paese di provenienza, dal loro retroterra culturale. Esatto, dire la verità, per esempio, è poter dire che tutti questi uomini giovani e baldanzosi che vengono da paesi in cui insomma, i diritti delle donne, chiamiamoli così, non vengono tenuti in grande considerazione, creano un grande allarme sociale tra le donne, ma in Svezia lo possiamo dire, qui non si può dire, perché appunto la sinistra impedisce di dire queste cose. Allora il primo lavoro che deve fare la sinistra è dire la verità, accettare la verità, e poi più tardi, se posso, Lilli, vorrei dire qualcosa sulla pancia, sulla famosa questione di parlare alla pancia. Sì, no, diciamola su. No, aspetta, siccome sono interessanti tutti i tempi. Prima sì, Occhetto interviene su quello che hai detto adesso. No, quello che ha appena detto vuol dire esattamente governare l'immigrazione, perché governare l'immigrazione significa partire dalla verità e sapere le differenze, le situazioni che si creano, come si sono formate, che cosa le ha determinate anche storicamente, perché attenzione, l'Africa, quello che succede nell'Africa è responsabilità dell'Occidente, del colonialismo, sì, ma delle ciò guerre. Non toglie, mi scusi Occhetto, che poi, devi governarli. Poi a chi loro deve vengono. Convivere no, con... Loro vengono, togliamocelo dalla testa, vengono, noi dobbiamo governarli, dobbiamo insegnarli appunto a rispettare le donne, a rispettare le leggi.
per quello ci vogliono tanti soldi. Dobbiamo introdurre un clima anche morale, politico, che permette di rieducare coloro che noi vogliamo aiutare. Quindi c'è insieme la verità, che è quella che è stata detta, c'è insieme la volontà politica, poi, di fronte a quella volontà, di rispondere in modo giusto e in modo sbagliato. Ma è così, Fabrizio Esposito, che l'attesa non ha il coraggio di dire la verità su alcune questioni cruciali, come per esempio l'immigrazione? È anche una questione di pancia, non per provocare terragni. L'altra cosa è che mentre il mondo sta scoppiando per i problemi ecologici, in Italia parliamo solo di immigrazione. Anche questo è la dimostrazione che c'è non solo la sinistra, ma c'è una cultura che è molto arretrata con i veri anche pericoli che ci stanno dicendo. Anche sulle questioni ecologiche, sono molto d'accordo. Si può fare anche un esempio che riassume tutto il populismo, la pancia. Cioè, è l'esempio di Bolsonaro in Brasile, che ha detto che non vuole più proteggere gli indios e si è detto a favore dello sfruttamento dell'Amazzonia. Quindi la ecologia, ecologismo, mancanza di diritti vanno a braccetto in questo nuovo sovranismo. Il fatto del nemico, ogni populismo per definizione è basato sull'antinomia amico-nemico. Quindi è chiaro che il nemico sono i migranti, ma perché il nemico sono i migranti? Quando Steve Bannon, l'ex guru di Trump, è venuto in Italia, ha detto a quelli di Fratelli d'Italia: vi perseguiteranno perché le elite fanno profitti sui migranti. E voi, per dire questo, vi chiameranno razzisti, xenofobi e nativisti. Ormai è quello il claim. E fino al 2050, io leggevo un report dell'ONU fatto, cioè noi avremo in Europa la media di in Italia avremo nel 2050 totalmente quasi 3 milioni e mezzo di nuovi sbarchi nell'arco degli anni fino al 2050. Quindi è un problema che non so se poi i populismi sono transitori per definizione, quindi non so se la rivoluzione dell'internazionale sovranista sarà permanente. Bisogna ridefinire le regole del gioco, perché io dopo qualcuno di Maio direbbe che se si cominciasse ad affrontare la questione dell'immigrazione non da un punto di vista morale ma da un punto di vista molto pragmatico, forse anche questo anche perché aiuterebbe. Dopo il governo giallo-verde non è che si vedono i profili di Renzi o Berlusconi, ci vuole qualcosa di nuovo. Ecco, Marina, parliamo della pancia della gente, perché oggi, prima Occhetto ha detto che c'è un imbarbarimento del linguaggio pubblico che poi prima o tardi porterà anche a un imbarbarimento, sta già portando in alcuni casi delle persone, perché poi dei comportamenti reali e dei comportamenti. Sì. Allora, questo è vero. Quando però io dicevo pancia, dicevo l'accusa a Salvini, quindi diciamo all'antagonista politico della sinistra, di parlare alla pancia. Lui è molto furbo e parla alla pancia, però io volevo parlare a favore della pancia, perché come diceva una grande filosofa spagnola del Novecento, che è Maria Zambrano, nelle viscere c'è il logos, c'è il ragionamento, c'è la nostra, cioè ci sono i bisogni fondamentali, anche quelli spirituali. Quindi questa cosa di non e allora le donne, dicevamo prima, le donne hanno a che fare con le viscere del mondo, dei neonati, dei viventi, dei morenti. Quindi, come dire, se ne intendono di viscere e potrebbero essere costituire un'interessante alternativa al populismo. Qualcuno ha detto strappare il popolo al populismo, ma non è che si strappa facendo il nuovo rassemblement della sinistra, perché abbiamo già visto il disastro di Leo, cioè per questa strada non si va da nessuna parte. Ma Marina, siccome tu hai appena pubblicato il tuo nuovo libro con Sonzogno, che si intitola Gli uomini ci rubano tutto, che è una provocazione, è fortino, no, minga trop, scusa se ho detto in milanese. No, perché l'ha detto la consigliera economica delle Nazioni Unite, parlando del gap di salario nel mondo medio è del 23%. Quindi questo, ha detto, il più grande furto della storia. E mi pare, sembra il titolo di un film, tipo La grande rapina al treno, ma sta di fatto che è così.
E quindi è stato per me molto ispirante, perché quello dei soldi non è il furto principale, se vogliamo. Ecco, allora dopo parleremo degli altri furti. Occhetto, diventa difficile capire dove ripartire per il centro-sinistra, perché prima Fabrizio ricordava che Renzi ha fatto la sua nonna, mi pare, Leopolda, sì, a Firenze, e lui è comparso in questa veste di conduttore, ha intervistato Bonolis, ha intervistato... Ma cos'è la politica oggi? Perché se un politico che fa il senatore, poi però fa anche il conferenziere, poi però fa anche il conduttore, adesso per questo momento solo alla Leopolda, ma... Non è un po' un mescolare tante cose diverse che tolgono e distolgono dalla questione centrale? Che politica e fare politica è una cosa molto seria. Io credo che la grande rivoluzione politica nella comunicazione sarebbe incominciare a non parlare più di Renzi. Perché Renzi non è la politica. E lei non ha mai citato nel suo libro. Non l'ho mai citato, perché Renzi non è la politica, è un aspetto, è un personaggio, ha il suo costume, i suoi metodi. È stato importante, ma è stato anche sconfitto. Ricordo. Ma non è l'angoscia che devono avere gli italiani. Io non ho la paura di Renzi. Renzi è stato sconfitto, si è messo da parte, parliamo d'altro. Parliamo d'altro, parliamo del modo come, non chiamiamola sinistra, io voglio dire la cara amica, chiamiamola Gesù Bambino, ma bisogna che tutte le forze che hanno una certa visione sul femminismo, una certa visione sulla solidarietà umana, una certa visione sul modo di combattere la povertà e così via di genere, che secondo me sono valori che hanno storicamente caratterizzato quello che chiamiamo sinistra e che da oggi, se volete, io chiamo Gesù Bambino. Bisogna che tutto questo rinasca e che perché questo rinasca bisogna fare saltare le tavole, capovolgere le vecchie cattedre, fare il salto del cavallo, perché bisogna rivedere tutte le concezioni, nelle quali c'è anche la pancia, ma non è la pancia di Salvini, non insultiamo le donne, la pancia delle donne è quella che io da tempo sostengo, la necessità di tenere sempre collegata ragione e sentimento, perché non esiste razionalità senza sentimento, senza passionalità, senza adesione immediata ai problemi della gente. Occhetto, lei mi viene in mente che è sicuramente sempre stato un uomo di grandi passioni, si ricorda quando l'hanno presa in mezzo, come si suol dire, nell'89 se ben ricordo, per una foto suo bacio con sua moglie Aureliana, e poi questa è diventata la copertina del venerdì di Repubblica. Una delle prime è stato il primo bacio di un uomo di sinistra in pubblico, fotografato, messo su un settimanale, le hanno fatto un bel mazzo. E questo dimostrava che la società italiana era molto arretrata. E forse anche nel suo partito erano molto arretrati. Una parte notevole era molto arretrata, d'altro canto era un bacio delicato, era una fotografia d'arte. Assolutamente. Quindi è una bella fotografia, è stata anche una bella copertina per venerdì. Io sono orgoglioso di aver dato venerdì la possibilità di fare questa copertina. Vabbè, ma adesso i costumi si sono capovolti, si è arrivati a eccessi persino opposte, per cui quella fotografia... No, adesso lei è antico. È una cosa da vecchi. Sentite, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché abbiamo parlato e parliamo della sinistra, che è in crisi non solo in Italia, ma in tutta Europa, con qualche eccezione. Guardate il punto. In Francia il Partito Socialista in 5 anni è passato dal 28 al 6%. In Germania la SPD ha perso quasi 2 milioni di voti e lo scorso 14 ottobre in Baviera ha visto sparire metà dei suoi elettori. In Spagna hanno lasciato il Partito Socialista Operaio 1,5 milioni di persone nell'arco di un quinquennio. In Italia il Partito Democratico aveva 12 milioni di voti nel 2008 con Veltroni, 8,5 milioni nel 2013 con Bersani e ne ha avuti 6 milioni quest'anno con Renzi. Alberto Magnani sul Sole ha tirato le somme e ha concluso che nelle ultime tornate elettorali i principali partiti socialdemocratici di Francia, Germania, Spagna e Italia sono riusciti a bruciare circa 16 milioni di voti. Anche nel caso della sinistra la regola prevede però delle eccezioni.
In Portogallo c'è una sinistra che funziona e che governa bene, a giudicare dalla crescita economica e dal gradimento elettorale. In Grecia il progressista Tsipras ha saputo guidare il suo paese nel momento più drammatico della sua storia recente. Un esempio di forza in crescita sono i laburisti di Jeremy Corbyn, che nel Regno Unito hanno guadagnato 10 punti percentuali e 3 milioni di voti nell'arco di 2 anni. Un fenomeno relativamente nuovo è infine la deriva sovranista di una parte della sinistra europea. I socialdemocratici danesi rimproverano al governo conservatore di essere troppo morbido con gli immigrati. In Slovacchia il partito di centrosinistra è al governo con i nazionalisti e si sta opponendo in tutti i modi alla ripartizione dei migranti tra i vari paesi dell'Unione Europea come previsto dagli accordi. In conclusione, in Europa la sinistra c'è ancora, ma è più debole e in alcuni casi non è diversa dalla destra. Marina Terragni, allora siamo in chiusura e vorrei che ci raccontassi un po' meglio questo tuo nuovo libro, Gli uomini ci rubano tutto, sottotitolo Riprendersi il corpo, il femminismo, il mondo, un manifesto per rivendicare esattamente che cosa, a parte la parità di salario. Beh, intanto non per rivendicare, ma per provare a ragionare sul tema della soggettività politica femminile, politica nel senso più lato, non sto parlando di donne che entrano nei partiti, e a questo proposito consentimi di invitare te e tutte le tue telespettatrici a Roma il 1° dicembre, ci sarà un evento chiamato da vari gruppi del femminismo italiano, proprio per ragionare di soggettività politica femminile. Cosa vuol dire tradotto? Vuol dire capire come portare la sapienza femminile dal sotto la soglia della politica maschile al sopra questa soglia. Non vuol dire fare uno spoil system e mettere le donne al posto degli uomini. Vuol dire che al principio femminile venga consentito di governare il mondo come è stato fino a 5 o 6 mila anni fa. È quello che dicevo prima. Ecco. È quello che diceva Occhetto prima. Quindi ragioneremo su questo, io spero che ci sia un'ampia partecipazione. Volevo solo chiudere con le parole che ospito nel mio libro di Elena Ferrante, che è la più grande delle nostre scrittrici, che ha scritto sul Guardian, perché Elena Ferrante non scrive sul Corriere della Sera, non scrive su Repubblica, i suoi editoriali li scrive sul The Guardian. E vorrei che è un quotidiano britannico, diciamo di sinistra, ma molto, molto prestigioso, molto solido. Ecco, e quindi si onora di avere questa firma, perché i nostri giornali non si onorano di questo? Comunque Elena Ferrante ha detto semplicemente in un suo bel editoriale, dopo un secolo di femminismo non possiamo ancora noi essere noi stesse. Mi pare che il titolo di questo editoriale in sintesi dica parecchio. Ecco, allora... Ma sulla Ferrante siamo stati talmente provinciali noi giornalisti italiani, almeno negli ultimi anni, che non abbiamo mai parlato dei contenuti dei libri, che sono bellissimi, ma sono usciti pezzi sulla Ferrante soltanto per capire chi era dietro lo pseudonimo. Cioè la Ferrante in Italia fa notizia per capire chi è la persona che scrive. Magari l'uomo. In realtà io qua... Ci sono speculazioni sul fatto che potrebbe esserci un uomo dietro. Però a questo Elena è vero, Ferrante, cioè... o un uomo, una donna. Io anche avendo letto sono i suoi libri, non penso che ci possa essere un uomo dietro o solo un uomo. È troppo legata al pensiero della differenza sessuale. No, ma anche il modo di scrivere è molto femminile, molto diverso. C'è una cultura anche che si vede che è femminile. Va bene, così siamo finiti per parlare di Elena Ferrante. Io però è finito il mio tempo, quindi ti faccio vedere il mio grazie libro. A Chilo Cheto, lo abbiamo già fatto vedere, lo rifacciamo vedere. È pubblicato da Sellerio, il nuovo libro di Achille Occhetto, La lunga eclissi, passato e presente del dramma della sinistra. In bocca al lupo Occhetto per questo suo nuovo libro. Grazie Fabrizio De Sposa. Grazie Marina Terragni, ricordo Ciao. Il tuo nuovo libro, Gli uomini ci rubano tutto, pubblicato da Sonzogno, e grazie spettatrici e spettatori, e vi lascio alla serie televisiva Little Murders ispirata ai romanzi di Agatha Christie, e noi ci vediamo come sempre lunedì 8:30, arrivederci.